Dante! Dante! Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi, come potete vedere, ci troviamo nuovamente su The Amazing Spider-Man. Allora, nello scorso episodio abbiamo visto davvero tanta roba. Tanta roba. Ok, e quindi dobbiamo andare da Connors a produrre altro antidoto. Senza i poteri di Spider-Man non è facile. Non è facile. C'è macchine che fa, sì, vabbè, certo. La domanda che tutti si pongono è: dov'è Spider-Man? Sono qua. Tanti numerosi avvistamenti dall'inizio della crisi, risulta scomparso da ore. Il che ci porta a chiedere se il presunto colpevole della tragedia non ne sia invece la vittima. Ehi, avete visto? Cosa? Davanti a noi c'è Spider-Man che esce da quelle macerie. Ma dove? Tieni d'occhio, Whitney. Ma dov'è Spider-Man? Sono qua, non... Oddio! Ah! Aiuto! Oddio, raga! No, ma chi? No, sta scena fa venire davvero i brividi, raga! Mamma mia! Peter, mamma mia! Sono Stan. Ha chiamato la banca. Ci sono molti addebiti sulla mia carta. Sembra che qualcuno abbia comprato strumenti da laboratorio. Da laboratorio? Spero non sia colpa tua, Parker, ma temo di sì. Vivi in un mondo fantastico, ragazzo, e invece devi affrontare la realtà. Cosa dirò a tua zia May? Chiamami. Se è arrabbiato per la carta, chissà cosa dirà quando vedrà l'appartamento. Eccomi qua! Salve! Ok, siamo nelle fogne. Ok. Andiamo da Connors. Siamo arrivati da Connors. Yes! Capitolo 11. Se questo è il mio destino. Mamma mia. Mamma mia, vedere la città che va a brandelli ti fa... Wow. Devo dire che quell'immagine, c'è dei robot che passano, noi Spider-Man inerme senza poter, cioè noi Peter Parker, perché oramai Spider-Man, cioè, ci ha iniettato sto cazzo di serio nanobot, sti bastardi che sono dentro di noi che fanno vuoi essere potenti, non te li faccio, ci fanno le linguacce nel sangue, sti bastardi figli della merda. E quindi ok, sono stato morso, cosa devo fare? Aiuto, questo posto va ridotto in cenere. Così risolveremo il problema. Già, non mi troveranno, ucciderò chiunque si avvicini. Deve pure esserci una via d'uscita. C'è qualcuno nella mia cantina o qualcosa. Stanno saccheggiando i negozi, è pazzesco. Se nessuno interviene, lo farò io e ci andrò pesante. Grande! Lo sento, è uno di loro fuori dalla mia porta. Oddio! Ovviamente, immaginatevi la scena, no? C'è un coso che sta per venire a ucciderti dietro la porta, tu la prima cosa che pensi è scriviamolo sui social network di New York, no? Come faccio a scappare? Sono al 16° piano! Buttate di sotto. Se dovessi morire, qualcuno può adottare il mio mish? Ma lascialo morire, gatti sono inutili. Allora, laboratorio di Connors. Ah, ok. Devo fare qualche foto? No, fortunatamente no. Ok, devo soltanto andare... Devo salire, penso debba... No, non ci arrivo, ok. Allora. Ah, che palle, devo prendere sti cosi. Ah, non c'è voglia di piare sti cosi. Eccoci. Gwen. Peter, grazie al cielo sei lì. Cioè, i passi non li sentivi, non c'è da tutto chiamare. Non rispondevi ai messaggi e non sapevo che fare, così sono venuta a cercarti. Nelle fogne, odio grandissimo. Odio questo posto. E odio Connors per ciò che ha fatto, ma mi fido di te. Ah, sì. Cos'è successo? L'ennesimo diverbio fra me e un pazzo che ha deciso di distruggere il mondo. Sai come vanno queste cose? I costumi! I costumi! Cosa? Come? Smite mi ha iniettato i suoi nanobot. È come un virus meccanico. Mi indebolisco, Gwen. Lo sento. Vabbè, però là ci sono i costumi. Oh, tette! Ma dov'è Connors? Toccagli le tette! Ho guardato in giro. Non c'è nessuno. Almeno fai una cosa utile prima di morire. Non toccagli le tette! Quello che c'è in questo laboratorio. Connors, stai bene? Dobbiamo diffondere l'antidoto. È pronto. I robot di Smite stanno distruggendo la città. È pronto. Ma non possiamo fermarli senza Spider-Man.
E anche se non lo ammetterà mai, Peter non è in condizioni di farlo. Mi riprenderò fra un minuto. Sì, sì, si vede, si vede, stai benissimo. Non c'è nessuno da curare. Dunque è così. Dopo tutto questo, dobbiamo arrenderci. Avevo giurato di non farlo mai più. Ma devo... che Dio mi aiuti. Ma cosa... Ehi, cos'è quello? Devo tornare qui. Prima che abbia il sopravvento. Forse posso farcela. No! Dimmi che non è quello che penso, Connor. Dimmi che non vuoi trasformarti di nuovo in Lizard. Non voglio... Pensi che io lo voglia? Vivere quell'incubo. Ma in quanti moriranno altrimenti? Mio padre è morto, bastardo! Era il tuo piano fin dall'inizio! Basta, Gwen! Che altra scelta abbiamo? Con Peter in queste condizioni, Lizard è l'unico in grado di sconfiggere Smite! Sei un supereroe! Sei un mostro! Non sono un mostro! E nemmeno un supereroe. Sono uno scienziato. Ora da grande voglio fare lo scienziato! Ci vuole tempo prima che Lizard abbia il sopravvento. Per un po' avrò io il controllo. Posso usare i poteri di Lizard per sconfiggere i robot. E giuro che tornerò qui in tempo. Non c'è altra scelta. Ovviamente è Peter che guarda. Grida di quello. Guarda, basta che non ti fotti i miei costumi, eh. Toccagli le tette, toccagli le tette, che buio! Oddio, Lizard. Perfetto, siamo morti! Avanti, Pete! Avanti! Ok, una bomba. Tette! Gwen! Piano, Pete. Calma. Oddio, me ero andato, eh? Proprio così. Il tuo cuore era fermo. Che culo, eh? Ho trovato questo. Che culo. Ehi, qui sono io quello che salva la vita agli altri. Connors, dov'è Connors? Ora è Lizard. Nessun robot gigante ci ha ucciso, quindi ci sta aiutando, per ora. Gli serve aiuto. Devo alzarmi e... Tu devi restare qui. Non è possibile. Mi sento meglio da quando sono qui, però... Però vuoi cambiare costume? Lo so! Costumi! Sì! Completa le missioni principali... Oh, cos'è? Completa... C'era scritto qualcosa? Vediamo questo? Costume nero classico. Questo è quello di base. Hai avuto una giornata molto dura. Vai. E quindi che devo fare? Che devo fare? Perché ho lasciato che accadesse? Dovrei darmi una mossa. Con calma. Ok, andiamo. Torno in città. Oh, yes. Yes! Abbiamo pure visto i costumi. Yahoo! Non l'avrei mai detto, pensavo andassero persi per sempre. Ok. Allora, capitolo 11, se questo è il mio destino, creperemo tutti brutalmente finché... Ok, Spider-Man è senza poteri, ma resta pur sempre un supereroe, devi aiutare Connors. Deve aiutare Connors, tramutatosi in Lizard, a fermare Smite. Ok. Vabbè, qui le stesse cose che abbiamo letto prima. Se dovessi morire qualcuno può adottare il mio amico. Ah, aiuto! Ovviamente, capito, uno muore, pensa al gatto, sì. Perfetto. Beh, in effetti dai, sì... Pure io se tipo dovessi morire pensare al mio cane. Non al gatto ma al cane, sì. Però va bene, ok. Tieni premuto A per saltare più in alto a Manhattan. Ma dove? È monco! C'è Spider-Man monco! Non salta più, non tira ragnatele. L'unica cosa che fa adesso è scorreggere e si gratta la pancia. C'è uno Spider-Man inutile. Dai! Ovviamente i caricamenti per lunghi Best I Win The World su questo gioco non mancano mai. Se The Amazing Spider-Man 2 sarà così,
Lo insulterò. Yeah. E dai, dai! Comunque sì, farò anche The Amazing Spider-Man 2. Appena finito questo, con calma, con molta calma, che se non finisce questo caricamento... Ok, ha finito! Senza usare la ragnatela non posso raggiungere quel coso. Quindi... Certo! Ehi! Già mi immagino lo scontro, vai! Tiriamogli piatti e bicchieri! Sì! Vaffanculo la porcellana! Distruggiamo la porcellana! Sì! Pete, ho capito una cosa mentre ti soccorrevo. Ti sembrerà strano, ma se i robot ti colpiscono con la giusta potenza, i nanobot in te potrebbero andare fuori uso. Dici sul serio? Rivuoi i tuoi poteri, vero? Prova! Al massimo muori! Perso i miei poteri. No? Perché ci vai allora? Ho fatto una promessa. È un suicidio. Non tanto. Vuoi farlo davvero? No. Spider-Man, che ne dici di morire? Uccidetelo! Stai indietro! Voglio aiutarti. Pessima idea. Sono già morto oggi. Succederà di nuovo. Scappa! Come scappa? Come scappa? Ah, scappa! Un momento. Bingo. Vediamo di fermare questo affare. Non dovrebbe essere difficile. XXXXX, che sto facendo? Volevo dire, non dovrebbe essere facile! Il sistema non risponde. Diamine! Haha, faccia di merda! E adesso ti spacco la faccia! Oh, quanto te la voglio spaccare la faccia! Non mi impedirete di salvare New York! Ah, non mi impedirai di spaccarti il muso, eh! Sono Spider-Man è tornato, stronzi! Oh, sì, oh! Menami adesso, menami adesso! Coglione di merda, menami adesso! Allora, aspetta! No! Allora, aspetta! No, no, no! Allora, aspetta, no, no, no. Allora, devo... Come? Aspetta, aspetta, faccio subito. Arrivo. Arrivo. Un attimo solo. Arrivo subito. Dammi due secondi. Fatto. Eccomi qua. Eccomi qua. Facciamo. Apriamo. Chiamone di porta. Apriti. Maledizione. Fatto. Oh, salve! Ora che Spider-Man è tornato, non fai più il fico, è stronzetto! Tu proprio non capisci, io voglio salvarli! Salvarli! E io ti spacco la faccia! Spaccartela! Ma è inutile il potere! L'hai fatta da solo! Mi sa che si sta evolvendo! Si sta evolvendo, sta impazzendo Connors. Mamma mia, te la spacco la faccia. Vabbè, aspetta. Mi sa che ora mi attaccano. Lo sapevo. Allora, senti, no, ho sbagliato. Aspetta, faccio subito. Grazie per l'aiuto, Sì, non cagarci il cazzo, Senti, non vedi che ho da fare? Sto spaccando la faccia a questi robot. Senti, Salve! Che bello è questo costume. Devo dire che è fosforescente, mi piace. È davvero tamarro. Sono Spider-Marroman! Sì! Oh, un bello, baby! Lo vuoi un bel calcio in bocca alla romana? Ah, non si chiamano salti in bocca. Va bene, uguale lo stesso. Perfetto, fatto. Ok, apriamo sta porta. Apriamo. Aperto! Ed ecco che ti distruggo! Yes, sir! Fatto! Dovrò farlo da solo! Cosa, spaccarti la faccia? Sto mutando! Peter! Stavolta non te la caverai! Attenzione!
Aspetta, mi prude l'occhio. Ah, va, 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 non rompere le palme. Stai zitto, va. Vai, 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 liberati. Vai, liberati. Vai, liberati. Aspetta, no, no, non si fa così. No, 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 ok, no, 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 no. Non si fa, no, no, non si fa così, no. No, direi proprio di no, 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 no. Ma cazzo, lo uccido? Forse lo devo legare, forse boh, ma che ne so, che come si uccide. Attenzione! Mi piacciono le ragnatele! Allora. Schia in fondo. Ora mi diverto. Siete pazzi! Ah, colpo di ragno, da dietro! Oh, salve! Ucciderò voi e ogni ibrido in città! Sto! Sto! Puttano! Stai zitto, Frocio! Mi spezzo le gambe! Che dici, ti arrendi? Oh, oh! Ta-da-da-da-da! Ta-da! Vai, Connor! Spaccagli la faccia! Oh. Vabbè, comunque il braccio te l'ho staccato. Cioè, te l'ha staccato. Bravo, Connor! Aia! Senti il coso, Sì. Quando è che ti leghi? Sorridi. Aia. Per te è finita. Oh, 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 anche per te, pensa un po'. Che te ne pare? Oh, ciao braccio. Vieni qui. Oh. Mai, puoi fermare tutto. Lo so. Connor, sono io. Peter! Connor! Sembra che tu abbia un nuovo amico! Coglione! Controllerò! Vattene, Spider! Sono già morto! Meglio! Lo sta salvando! No, si è spenta la luce! Mannaggia la luce! Come lo stai salvando? Come lo stai salvando? Ma lascialo morire! No! Senza i robot la città è perduta! Vai zitto! Guardati attorno! Pensavi di salvare così la città? Devo guidarvi verso un futuro migliore! Certo. Non pensare al futuro, Smite. Potrebbe non esserci. Oddio. Oddio, cosa ho fatto? Certo, pensarci prima! Certo. Quanto è deficiente. Sparategli in bocca! Almeno soffre meno. Connors! Ancora mi tocca pure uccidere Connors, ma dai! Ah, capitolo 12, dove strisciano le lucertole? Dove? Che cazzo lo so dove strisciano? Dai però, Alistair Smythe è sconfitto. Spider-Man ha promesso di riportare Connors all'istituto psichiatrico, ma Lizard ha ben altro in mente. Lizard sta pensando di distruggere i caricamenti. Non che sia un'idea sbagliata, per carità, però. Ah, quanto volevo spaccargli la faccia a Smite. Ah, quanto gliel'avrei voluta spaccare. Proprio prendere e fare tanti auguri nel pavimento. A te! E fermarmi quando la faccia diventava piatta, tipo... tipo, non lo so, avete presente Metal Gear Solid per PlayStation 1, no? Che lì, ovviamente, c'è... con la grafica di allora, appunto, cioè, i personaggi si avevano facce piattissime, no? Cioè, non avevano... cioè, i poligoni erano davvero pochi in quel gioco. Ecco, mi sarebbe piaciuto farlo diventare, tipo, un gioco del 1990, tipo... auguri a te! Proprio sbattere la faccia con brutalità sul pavimento fino a quando non diventava rosso. Lui è tutta la faccia. Vabbè. Nel frattempo sta ancora caricando. Perché... è incredibile. Ha
attenzione, ci ho detto sulla fascia, il gioco che carica 6 mesi. Oh, muovi il culo! Wow! Ok. Nel frattempo bevo. Tanto, cioè, sto parlando ininterrottamente da non so quanto tempo. Ovviamente sta ancora caricando. Sta ancora caricando. Incredibilmente, non ci crederete mai, ma sì, sta ancora caricando. Ma senza fretta, perché a noi il caricamento piace. Esattamente. Se potessi, allungherei i caricamenti, durano troppo poco. Ok. Finito, yes! Che devo fare? Gwen, ascoltami! È incredibile! Ho riprogrammato il cacciatore per distribuire l'antidoto in tutti gli ospedali. Giusto un paio di ritocchi e sarà pronto. Ok! Fantastico! Ma i ritocchi aspetteranno. Connors è diventato Lizard e sta venendo dritto da te. Che cool. Ma certo! Cosa ti aspettavi, Peter? Sto arrivando! Ah, vaffanculo, vaffanculo! Che cos'è sta roba? Sentinella, ah vabbè sì, le foto che ho fatto. No, fammi potenziare invece. Allora, devo fare l'ultimo potenziamento. Yes! Abbiamo tutto al massimo. E qua dobbiamo fare... Ok. Qua tutto al massimo. Qua tutto al massimo. E qua tutto al massimo. E chiaramente sbloccate il vero Spider-Man. Oh, abbiamo sbloccato tutto. Atto! Perfetto. Allora, andiamo. Che bello, dobbiamo lottare contro Lizard. Che bello. Cosa succede? Sento come il ragazzino scelto per ultimo a calcetto. Ti arrendi? Allora, cortesemente, senti, coso, non mi rompere le palle. Oh, senti, mamma mia, spacco la faccia a tutti, spacco la... Salve! Possiamo andare d'accordo. Tutti questi scontri stanno distruggendo la città. Aiuto. Allora, io qua sto morendo. Aspetta un attimo. Dove sono? Scusatemi un attimo, devo spaccare la faccia a questi quattro coglioni, Salve! Che miracolo! Quanto ho rotto le palle quello là, Allora, legalo. Allora no, devo menare te, devo menare. Allora, RB. Salve! Allora, ma legarli tutti non è possibile. No! Allora, fanculo, coglione! No, no, patto! Durano troppo! Ah no, ho da fare, dopo ne parliamo.